Benvenuti o bentornati amici dell'Ariete qui è Karma Rosso. Allora, siamo pronti con la lettura per la luna che va dal 23 di aprile al 21 di maggio. Solito schemino, vediamo prima le letture per quanto riguarda l'energia generale e poi vediamo quello che riguarda l'amore. Allora, voglio sapere l'Ariete, queste energie generali, come sono per questa luna. Vi chiedo scusa se nel mentre sentirete magari un po' di casino, ma siamo tutti in lockdown, comprese le persone con cui vivo, quindi può essere tranquillamente che qualche rumorino in sottofondo si senta. Comunque io cercherò di urlare sufficientemente. Speriamo non troppo. Allora, energia generale per gli Ariete. I segni fatti fino ad adesso erano tutti positivi, anzi, molto positivi, molto. Quindi speriamo anche per l'Ariete. Ariete, energia generale. Per la luna del 23, ma guarda che bello, al 21 di maggio. Allora, cari Ariete, questo è il momento delle decisioni. Allora, se fino ad adesso avevate avuto il focus, probabilmente da un punto di vista sentimentale o lavorativo, sul creare un ambiente stabile, un ambiente sicuro su cui far fede poi in futuro, con questa luna. Io credo che voi vogliate addirittura spingervi oltre. State cercando di sondare completamente il terreno che separa voi dal vostro successo nella vita, qualunque cosa voi riteniate successo. Infatti, questa luna vi porta all'introspezione più profonda di sempre. Io vedo addirittura una luna a testa in giù e sacerdotessa con la testa in giù. Stiamo parlando proprio di energie arcane, prettamente femminili, quindi di ricerca, di stasi, di riflessione, di creatività. Stiamo parlando di un ariete che forse diventa molto più soffice, molto più tenero di quello a cui siamo abituati ad aver testimonianza, però è un qualcosa che funge da controbilancio delle sue energie. Fino adesso l'ariete è stato attivo, no? Invece con questa luna l'ariete diventa più passivo, più riflessivo, ma sempre poi in previsione di una presa d'azione. Infatti nel giro di poco, in giro di 2 o 3 mesi, poi l'Ariete farà un passo in avanti di quelli incredibili. Qualcuno si sposa, qualcuno va a vivere all'estero, qualcuno cambia completamente lavoro, qualcuno parte con un lavoro in proprio, qualcuno dice di sì a qualcosa che gli aveva fatto paura fino ad adesso. Per cui sicuramente date fiducia al tempo, non preoccupatevi se per il momento non riuscite a vedere più in là del vostro naso, questa luna renderà le cose molto chiare. Siate meno ariete e magari, che ne so, un po' più cancro, un po' più introspettivi proprio, come dicevo. Vedo molta creatività e soprattutto vedo una carta bellissima che è quella dell'uomo che sa quello che vuole, l'uomo che sa quello che fa, quindi un'energia mascolina di comando, gestione della propria vita e soprattutto come energia finale c'è l'uscire dalla confusione, quindi tutte queste opportunità che potevano sembrare interessanti, che volevate esplorare, diventano nulla se paragonate a quel contatto che riuscite a stabilire con voi stessi interiore e che vi dà in realtà la chiarezza che andavate cercando, spulciando possibilità dopo possibilità, ok? È come se aveste un altro approccio alle tematiche della vostra vita che avete avuto fino ad adesso e diceste a voi stessi: ah, ecco che cosa dovevo fare in realtà, ecco che cosa stavo cercando di capire. Quindi c'è anche uno scioglimento di qualunque rapporto di dipendenza, che fosse emotiva, mentale, fisica, da qualcosa o da qualcuno. È una presa di posizione, ripeto, è una decisione di andare a fare il lavoro sporco dentro di voi per togliervi ogni dubbio e ogni ultima decisione, ok? Andiamo a vedere ora con l'amore. E quindi, come sempre, distinguiamo tra single e impegnati. Ripeto, non deve essere una cosa scritta sulla carta, si parla di chi si ritiene single e di chi si ritiene impegnato, ok? Di qualunque età, di qualunque teoria di qualunque indirizzo sessuale a me non interessa, interessa solo che vi riteniate impegnati o no. Fine. Allora, vediamo prima quelli che si ritengono impegnati.
Gli ariete che si tengono impegnati, che cosa fanno durante questa luna? Come vivono queste energie? Gli ariete che si tengono impegnati. Direi che l'ariete, dopo tutta questa introspezione che abbiamo visto per l'energia generale, credo che capisca molto bene chi ha davanti, la persona alla quale rivolge insomma il proprio amore. E potrebbe essere che decida di proporre, per esempio, il matrimonio, la convivenza, qualunque forma di unione successiva si voglia andare a usare, ecco, come immagine di un rapporto che cresce. Non c'è molto da dire in realtà, perché quello che vedo è molta decisione, vabbè, con l'ariete non me ne stupisco, ma soprattutto un guardarsi indietro dicendo a se stessi: ho fatto un lungo percorso, quello che è stato prima mi sembra totalmente lontano, diverso da quello che sto vivendo ora. Adesso, come dice Beyoncé, ci metto un anello sopra e qui chiudiamo il caso e io mi considero contento, contenta in questa maniera. Per cui finalmente, magari qualcuno aveva già deciso invece di sposarsi e si sposa in questo mese, durante questa luna. Potrebbe essere, non vedo altre situazioni, quindi probabilmente la maggior parte degli ariete saranno felicemente accoppiati di quelli già impegnati sentimentalmente. Vediamo quelli che si ritengono single invece. Allora, mi viene da dirvi, attenzione, lo so che non è una cosa che gli ariete fanno di solito. Però potrebbe essere che qualcuno qui sia tentato di tornare dalla classica o classico ex che non riuscite a capire se effettivamente sia la persona diversa che dice di essere o che sembra di essere, per cui vi va di provare a testare queste acque e vedere se effettivamente è fatta per rimanere quella persona. Ve lo dico io, è un inganno. È un inganno perché non ci sono le carte che vi dicano che il modus operandi di questa persona, il modo di essere, di fare, si è cambiato. Per cui in realtà accogliete una persona che è la stessa, ma vi state illudendo voi che sia diversa. Ve lo dico non perché sia scritto su tavola divina e quindi non si possa cambiare, ma perché almeno così potete tenere questo campanello d'allarme bello acceso, attivo e pronto a suonare nella testa. Per alcuni invece significherà semplicemente aspettare prima di lasciare andare una persona che per voi rappresenta molto, che però in realtà si traduce in un'energia o negativa o tossica perché magari vi fa soffrire. Magari questa persona non è cattiva, non vi fa soffrire di suo intento, però il relazionarvi ad essa, probabilmente perché siete singoli e non siete uniti, vi fa sentire in una posizione non molto piacevole, ecco, io la definirei così, volendo rimanere un po' larga, visto che è una lettura generale. Detto questo, questa era la vostra luna, io vi ringrazio sicuramente di essere stati qui. Come vi avevo detto, ci sono rumori di sottofondo che più non si può, però spero che non si senta troppo nel video. Io vi do l'appuntamento alle prossime lune o al prossimo video e vi abbraccio tutti quanti. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!